Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. A poco più di 48 ore dal derby tutto Veneto tra il Vicenza di Francesco Modesto e il Padova di Vincenzo Torrente dal pareggio ottenuto in quel del Menti, dalla coreografia, dal tifo che abbiamo dimostrato sugli spalti delle menti, oltre 1200 tifosi biancoscudati al seguito per una grande giornata di sport per il popolo biancoscudato, un punto che sta stretto sia alla formazione biancoscudata sia alla formazione biancorossa che si è proposta in avanti dopo il pareggio del Loco Ferrari nel corso del secondo tempo a rispondere all'avvantaggio biancoscudato di Elej Jelenic. Ecco ragazzi, ma a poco più di 48 ore dalla seconda giornata del girone di ritorno, siamo già quasi alla vigilia della terza giornata della terza sfida stagionale di nuovo a Leuganeo contro la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Un'altra sfida molto delicata contro la formazione bianconera dopo la vittoria esterna alla Mokagatta a inizio settembre e dopo la sconfitta con il medesimo punteggio sempre 2-1, questa volta in favore della formazione bianconera, nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Era ancora il Padova di Bruno Caneo. Ragazzi, una notizia, una flash news che arriva dal calciomercato. Siamo nei primi giorni di gennaio, quindi calciomercato che è iniziato. Il Padova ha già acquistato Roberto Crivello dalla Palermo in prestito fino al 30 giugno di quest'anno, quindi un prestito per il terzino sinistro che è già esordito titolare al Menti in una partita così delicata. Roberto Crivello, che è stato il primo rinforzo del nostro direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Mirabelli che ha chiuso in queste ore un secondo rinforzo per la retroguardia, visto che non verrà reintegrato in rosa purtroppo Salvatore Sassà Monaco, l'ex difensore di Salernitana, Cosenza e Perugia. Purtroppo per lui l'esperienza con la casacca, con la maglia biancoscudata, terminerà probabilmente in questa sessione di calciomercato. C'è l'interessamento della Triestina, che ha già comunque acquistato un'altra ex pedina fondamentale della Padova di Andrea Mandorlini. Stiamo ovviamente parlando di Umberto Germano, Salvatore Monaco, che potrebbe sicuramente far comodo alla formazione alabardata, ultima in classifica, a quota 15 punti, a meno 4 dal penultimo posto. Situazione in classifica che è davvero drammatica per la Triestina dell'ex allenatore biancoscudato Massimo Pavanel. Ma parliamo dell'acquisto che la Padova ha chiuso in queste ore, Filippo Dell'Icarri. Ne avevo già parlato in breve nel video dedicato alla cessione di Umberto Germano e all'arrivo di Roberto Crivello. Filippo Dell'Icarri, che nasce calcisticamente a Pescara nella stagione 16-17, si trasferisce alla Juventus la stagione e seguente, la 17-18, classe 90, 99, difensore centrale che può essere comunque adattato anche come terzino sinistro. Si ispira a Giorgio Chiellini, tempismo, tackle, ma soprattutto agonismo e determinazione. Sono sicuramente delle caratteristiche importanti a cui comunque il Padova potrebbe comunque far comodo in questa seconda parte di stagione. Stagione seguente, dopo l'approdo nella primavera, nelle giovanili della Juventus, nella 18-19 al Rieti in prestito, poi dal 2019 al 2021 con la maglia della Juventus Under 23 e poi lo scorso anno in prestito alla Salernitana, massima serie, in Serie A, l'esordio lo scorso 11 dicembre alla Franchi in una Fiorentina Salernitana 4-0.
Filippo Delicati che vanta 5 presenze nella massima serie con la formazione lo scorso anno, allenata anche quest'anno da Davide Nicola, poi svincolato e ha firmato ad inizio luglio con il Como. Zero presenze in questa prima parte di stagione in cadetteria, sia sotto la guida tecnica di Giacomo Gattuso e sia anche dell'ex allenatore che conosciamo molto bene, Moreno Longo dell'Alessandria, che ha sostituito e colui che ha riportato il Como in cadetteria, Giacomo Gattuso. Ragazzi, quindi ecco, questo è il profilo, la presentazione del nuovo acquisto bianco scudato Filippo Dell'Icari. Manca sicuramente sempre la punta perché abbiamo visto la dimostrazione lampante domenica al Menti del Padova. In questo momento è senza un riferimento lì davanti. Manca un attaccante con il vizio del gol. Michael De Marchi non ha queste caratteristiche, ha sbagliato due gol clamorosi al Menti, quello che poteva chiudere definitivamente il derby veneto ad inizio ripresa, e quindi manca un riferimento lì davanti, manca un bomber. Si è fatto il nome di Melchiorri ad inizio sessione invernale, si è fatto anche il nome di Facundo Lescano, 19 presenze, 8 reti con la maglia della Pescara, però comunque le voci non sono così positive per chiudere queste due operazioni di calciomercato. Intanto il secondo rinforzo per la linea difensiva dopo Roberto Crivello, ecco in bianco scudato Filippo Dell'Icari. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!